anche all'inizio era con questo. Non si può passare, no? Va bene così. Allora, no? Abbiamo fatto una settimana di prove e siamo messi così. Benvenuti, perché, come dire, dovevamo essere due blocchi diversi, di fatto siamo un blocco unico che continua, quindi siccome è un work in progress, produciamo delle modifiche. Intanto io sono Corrado Mandreoli. Benvenuti e benvenute, anzi direi soprattutto benvenute. Dicevo, sono Corrado Mandreoli, correggetemi tutte le volte che lo sentite in inglese, sentite dovete fare. Luisa mi corregge da quando ero all'elementare. Sono Corrado Mandreoli, sono di Rescue People, una ONG, una delle più giovani, nonostante la mia età non sia quella, ma una delle più giovani perché è nata nel 19 dicembre del 2019, è una ONG che ha comprato una nave e l'ha messa in mare per salvare vite umane. E oggi ho l'onore e il piacere di essere qui a Riace, dopo tanto tempo, a coordinare questo gruppo di lavoro. E dicevo prima, dovevamo essere due sezioni distinte, una era una conferenza stampa, questo è un vero e proprio workshop, ma di fatto tutta una serie di cose sono già state dette, anche grazie alle vostre domande che avete posto e grazie alle risposte che sono state date, siamo entrati molto nel merito delle questioni. Quindi produrrei questa modifica, ridarei adesso più voce al vissuto, all'esperienza dell'ONG e poi, come dire, torniamo anche con delle domande anche ai rappresentanti dell'Europarlamento, anche perché Damien dopo ci dovrà, come dire, fare una breve sintesi di questo ottimo, utile lavoro che è stato fatto. E allora entriamo, diciamo così, con i piedi nel piatto. Il tema è la criminalizzazione della solidarietà, ma molto più specificatamente la criminalizzazione di chi opera per, come dire, paradossalmente rispondere a quelli che sono i quesiti per noi italiani, quelli della Costituzione e anche ai principi fondativi dell'Unione Europea. Il tema qual è? È che il nostro paese e l'Europa hanno voltato le spalle a questi principi e su tutta una serie di questioni, in modo particolare l'accoglienza, ma il soccorso in mare, di fatto hanno ritirato la loro presenza. E non hanno fatto solo questo, perché questa è la questione. Non solo non ci sono più e le ONG si occupano nel Mediterraneo, ma sulla rotta balcanica, non dimentichiamo Ventimiglia, il confine francese, cioè loro non ci sono più, ma non si accontentano, si accaniscono nei confronti di chi sostituisce il loro ruolo. E questo è davvero micidiale, non so, è la cattiveria in persona. In verità c'è un problema che è politico, perché guardate, il tema vero qual è? È che le ONG non è che fanno solo accoglienza, salvataggio, intervento. Le ONG sono degli occhi attenti su quello che avviene. E quello che più dà fastidio è quando tu sei in mare e vieni sorpassato dalla motovedetta libica che abbiamo pagato con i nostri soldi, che si infrappone tra te e l'imbarcazione da salvare e ti dice vai via con i nostri soldi, in spregio
alla nostra Costituzione, paghiamo altri per fare quel lavoro sporco. E però non si deve sapere. Così come quando siamo sulla rotta balcanica ad osservare che cosa avviene dentro quei fili spinati d'inverno. Allora il tema non è criminalizzare il soccorso, ma chiudere la controinformazione, spegnere la luce su quello che sta avvenendo. E allora il tema è proprio questo. Oggi noi siamo qui anche per che cosa? Per tenere accesa la luce su una cosa maledetta, che è questo processo Mimmo Lucano. E il problema è per Mimmo Lucano, perché la condanna è pazzesca, è inaudita, ma il tema vero che dobbiamo sapere è che se viene condannato Mimmo, per chiunque faccia quell'attività di accoglienza, di soccorso, di impegno, sarà tutto più difficile. Allora un motivo per cui dobbiamo tenere accesa la luce su questo processo, perché questo processo non è solo un processo a Mimmo, non è solo un processo a Riace, ma è un processo a chiunque in questo paese sogni una comunità diversa, un modo di convivenza diverso, non solo per chi è in difficoltà, ma per tutti noi, perché vivere in un paese dove governa l'odio, la paura, l'indifferenza, è un mondo brutto da vivere per tutti, non solo per chi è in difficoltà. E allora lo facciamo per noi, lo facciamo per Mimmo, per gli altri, ma lo facciamo anche per noi. Dopo questa breve introduzione, che vuol dire, mi hanno pagato per fare questo tipo di lavoro, io partirei da Viviana, SOS Mediterranea. E con quest'ottica, a partire proprio dalla tua esperienza, da una persona che è impegnata, diciamo quotidianamente, da diversi anni, su questo fronte, come ti senti addosso in questo processo di criminalizzazione? Cioè, cosa c'era prima e cosa c'è adesso rispetto al lavoro che fai? Grazie. Intanto ringrazio Nina, chi mi ha invitato, come sta spedita a Riace. Per me è la prima volta che sono qui. La sensazione che ho avuto ieri sera vedendo velocemente questo posto è che molto spesso i fatti parlano molto più di tante parole, quindi veramente sono rimasta colpita. Cioè, questo veramente è un esempio del fatto che se si vuole si può fare accoglienza partecipativa, un'integrazione reale, che non è un'integrazione passiva, ma rendere attive le persone, lasciarle in qualche modo libere di esprimere quelle che sono le loro culture, le loro tradizioni, e integrarle appunto con un territorio come quello di Riace, comunque aveva anche bisogno di questo, perché credo che prima che arrivassero queste persone qua probabilmente era un po' un villaggio fantasma. Quindi sono rimasta veramente colpita. Io sono Viviana Di Bartolo, SOS Mediterranea, sono una soccorritrice da 5 anni, dal 2017. Quindi ho iniziato proprio nel periodo della crisi migratoria, una crisi che in realtà non è mai terminata e continua a essere, anche se se ne parla molto di me. Ho iniziato con la nave Aquarius, quando diciamo, sono adesso a terra, faccio anche parte del consiglio direttivo di SOS Mediterranea Italia, quindi mi occupo anche un po' di partecipare a questi eventi e di testimoniare, perché come diceva Corrado, noi a bordo salviamo, proteggiamo le persone, ma uno dei nostri compiti più importanti è quello di testimoniare e di raccontare quello che succede a mare, quello che vediamo noi con i nostri occhi e che difficilmente qualcun altro può vedere, perché il Mediterraneo, come tutti i mari, veramente sono luoghi in qualche modo inaccessibili, difficilmente ci si trova in acque internazionali, al largo della Libia, di Malta e d'Italia, quindi chi meglio delle organizzazioni non governative può farlo. Io ho iniziato con la nave Aquarius nel 2017, quindi in qualche modo ho potuto assistere a quella che è stata un'escalation della criminalizzazione e in qualche modo di tutte quelle attività volte a scoraggiare le missioni di soccorso. Diciamo che quello che ho potuto notare da operatore, diciamo,
umanitario e da soccorritore a mare, è che le strategie europee sono andate in qualche modo in due direzioni. Da una parte l'esternalizzazione appunto dei confini marini, quindi il confine marittimo diciamo diventa il nuovo confine da proteggere, non sono più quelli territoriali o le acque territoriali, ma si sono estesi. E per poter far questo diciamo che le autorità europee hanno in qualche modo dato il potere alle autorità dei paesi terzi. Un po' che facendo la ricerca, questo è avvenuto in Libia, come è avvenuto in Marocco, come è avvenuto anche dalla parte della Turchia. Quindi si va in qualche modo a finanziare, a tra virgolette fare dei training per diciamo, insegnare a loro cos'è il soccorso e diciamo, renderli partecipi come nuovi soccorritori. Nuovi soccorritori però che in realtà stiamo parlando di paesi che non sono democratici, paesi che non hanno aderito comunque alla convenzione sui rifugiati, paesi in cui veramente i diritti umani non sono comunque tutelati, anzi. Quindi diciamo che la legittimità di questo passaggio di consegna è molto dubbia dal punto di vista, credo, di tutte le organizzazioni che si occupano di diritti umani. Dal punto di vista marittimo, io da marittimo posso dire che una guardia costiera libica non è veramente attrezzata come dovrebbe essere, non molto spesso non corrisponde a tutti le misure di sicurezza che dovrebbero avere le guardie costiere quando fanno i soccorsi, perché quando fai i soccorsi devi essere anche in grado di provvedere all'assistenza medica immediatamente, devi avere tutti i dispositivi di salvataggio, salvagenti, datteri di salvataggio, devi veramente essere in grado di provvedere a 360 gradi a quella che è una vera e propria operazione di soccorso. Un'operazione di soccorso che si conclude, come sappiamo, forse alcuni no, in un porto di sbarco sicuro. Un porto di sbarco dove diciamo che tutti i bisogni primari delle persone naufraghe devono essere soddisfatti, quindi dal bisogno diciamo dal cibo, dallo shelter, alle prime cure mediche, e diciamo che anche questo punto è molto dubbio, perché probabilmente Tripoli non può rappresentare un porto sicuro di sbarco, visto che diciamo uno è il porto da dove partono le persone, due sappiamo che queste persone quando tornano lì vengono rinchiuse nelle prigioni libiche, e noi abbiamo veramente modo purtroppo di vedere con gli nostri occhi, di toccare le loro ferite, i loro segni di tortura sia fisiche che psicologiche. Quindi da un punto di vista è l'esternalizzazione dei confini su un primo livello. Su un altro livello diciamo che c'è la criminalizzazione di quello che è il soccorso e delle organizzazioni che operano per il soccorso. Io ho potuto notare che dal 2017, da quando abbiamo iniziato a lavorare, in qualche modo già la narrazione dell'immagine delle ONG è cambiata totalmente. Quindi si parte da Angeli del Mare, a Museo di Angeli del Mare, ad aiuto del trafficante. Taxi del mare. Quindi ecco proprio l'immagine dell'opinione pubblica, grazie diciamo a tanti slogan politici e quant'altro, è cambiata totalmente, quando in realtà la nostra attività in realtà è stata sempre la stessa e continua a essere la stessa. Noi facciamo soccorso, salviamo le persone comunque in difficoltà a mare, cooperiamo con le autorità, prima lo facciamo molto di più, perché quando è iniziato il 2017 diciamo che nella parte della zona di ricerca e soccorso libica l'attore principale era la Guardia Costiera Italiana, e quindi tutti i soccorsi erano coordinati con Guardia Costiera Italiana e il centro di coordinamento a Roma. Negli anni diciamo che questa idea di pull factor, cioè si è iniziata a creare l'idea di pull factor, quindi prima ancora che noi il primo attore di pull factor è stata l'operazione Mare Nostrum. Nel 2014, dopo il grande naufragio del 3 ottobre, si è iniziata diciamo, a capire a livello europeo che c'era la necessità di un'attività di soccorso a mare, in qualche modo ramificata con diverse navi, con diversi mezzi di soccorso, ed è iniziata questa grandissima operazione che è stata affidata alla Guardia Costiera Italiana, che tra l'altro è degli organismi che sono veramente meglio equipaggiati per la ricerca e soccorso.
sia dal punto di vista dei mezzi, della comunicazione e di tutto. Quindi si è iniziata questa grandissima operazione di soccorso nel Mediterraneo che copriva tutta la zona di ricerca e soccorso, sia libica che anche in parte maltese, con effettivamente il risultato di tantissimi sbarchi effettuati dalla Guardia Costiera Italiana. Quindi, a termine di questa esperienza, il primo dito fu puntato contro la Guardia Costiera e subito è stata, stata interrotta questa operazione di soccorso umanitaria. Proprio perché era stata accusata la Guardia Costiera stessa di essere un pull factor, di essere in qualche modo un'attrazione per i migranti. Noi sappiamo che in realtà non ci sono evidenze su questo punto, perché comunque da quello che abbiamo anzi al contrario potuto vedere anche dopo lo smantellamento di questa operazione, le operazioni le imbarcazioni sono comunque state messe a mare, sempre e comunque, a prescindere che ci siano navi di soccorso, che ci siano, perché comunque il trafficante, da quello che possiamo vedere noi, comunque mette a mare le persone e in qualche modo raggiungeranno in un modo o in un altro le coste italiane. Vediamo che adesso ci sono tantissimi sbarchi indipendenti, ma la cosa più terribile è che quest'anno, forse non se ne è parlato tanto, forse questa è una notizia con cui ci siamo abituati, ci sono stati tantissimi naufragi, ma veramente tanti. Penso a migliaia di persone, se li assommiamo, tutti quanti, tutti i naufragi che ci sono stati quest'anno. Quindi queste due sono state le direzioni in qualche modo con cui si sono svolte le politiche in qualche modo di contenimento di quello che è stato il flusso migratorio che noi come ONG abbiamo potuto toccare con mano. Come organizzazione non governativa io posso raccontare che c'è stato veramente un cambiamento di rotta nel 2017 con il codice di condotta Minniti. Questo è stato un momento che dal punto di vista del soccorso ha segnato un passaggio, perché all'improvviso in qualche modo si stava iniziando ad attuare il passaggio di consegna alla Guardia Costiera Libica e con il codice di condotta in qualche modo si rallentavano, si scoraggiavano le ONG che in qualche modo operavano a mare e che ci coordinavamo anche tra di noi. Per esempio uno dei punti del codice di condotta era il divieto di poter fare dei transfer da una nave a un'altra. Cosa che per esempio nel mio caso una volta ha portato la nave a strada, un'imbarcazione piccolina, era sovraccarica dopo che aveva effettuato un soccorso. Noi avevamo chiesto il permesso alle autorità, perché noi come organizzazione di soccorso lavoriamo sempre, o cerchiamo di lavorare sempre in cooperazione con le autorità, quindi chiediamo sempre autorizzazione prima di in qualche modo effettuare un'operazione. Quindi abbiamo chiesto il permesso per poter trasferire queste persone, perché la nostra nave era più grande, era meglio equipaggiata, avevamo il personale medico, quindi potevamo dare un'assistenza reale e non ce l'hanno consentito. Quindi abbiamo dovuto noi portare beni di necessità, abbiamo portato il nostro personale medico su una nave che era sovraccarica e che veramente anche a livello di bilanciamento stava diventando pericolosa. Solamente dopo forse 24 ore al deteriorarsi delle condizioni meteo finalmente ci hanno dato l'ok. Però poi immaginate, questa è una cosa che vi racconto per farvi capire come tutte queste piccole cose rallentano e scoraggiano, o comunque tentano di scoraggiare quelle che sono le organizzazioni che in realtà fanno soccorso e stanno semplicemente attuando quelle che sono le normative che sono state create dall'Unione Europea o comunque dai trattati internazionali, perché comunque il soccorso a mare non ce lo siamo inventati noi, è un obbligo non solo per l'ONG ma per tutte le imbarcazioni in transito che trovano delle barche in distress e difficoltà, e obiettivamente se le vedete quelle sono barche in distress e difficoltà, non c'è dubbio su questa cosa. Quindi ripeto, questo è veramente il paradosso un po' che posso dire a livello di idea, no? L'Unione Europea, come tutti gli stati internazionali, cercano in qualche modo di rendere la navigazione più sicura, di scrivere dei trattati per proteggere le persone e la vita a mare. Rendono i requisiti che sono richiesti a mare ormai sono elevatissimi. Però allo stesso tempo poi questi stessi obblighi vengono trasformati dalla narrazione, dal momento politico e da quant'altro.
Molto bene. Molto bene, anche perché stiamo rimanendo dei tempi. Io c'ho Nina che mi guarda, siccome è una molto attenta ai tempi, la Nina, grazie Nina di esserci. La settimana che ci scrive 5 minuti ai due parlamentari, 10 minuti alle ONG, indicazioni molto precise. Grazie Viviana, hai toccato davvero due serie di questioni. Uno sono le azioni anche istituzionali contro, per cui il protocollo, la richiesta a tutti di firmare il protocollo, che appunto rende più difficili le ispezioni, eccetera. E poi invece l'altra questione che di fondo è proprio il tema di criminalizzazione, no? Il passaggio da angeli a demoni, a taxisti del mare, a persone colluse con i trafficanti, che questa cosa ha prodotto un drastico sostegno. L'Italia è sempre stata un paese generosissimo da questo punto di vista, dal punto di vista del sostegno alle ONG, alla cooperazione sociale. Invece c'è in atto una sorta di demonizzazione. È partita a Roma con Mafia Capitale, dove si è fatto di tutto un erbo un fascio, e non a caso fascio, ma come dire, la cooperazione sociale, che fino a ieri erano appunto i salvatori, quelli che mettevano le pezze alle disgrazie, eccetera, adesso sono, diciamo, associati alla delinquenza comune. E è così chi fa soccorso in mare, o pensate alla vicenda della Fornasir a Trieste, il tipo di accuse. E quindi questa cosa ha prodotto anche un mutamento profondo nel modo, nel comune sentire della nostra comunità. Laura, comune sentire, voi non siete in mare, ma siete da anni a vigilare sul rispetto dei diritti. Anche dal tuo punto di vista, come hai osservato questo mutamento, questo processo di criminalizzazione di chi fa attività di tutela dei diritti? Sì, allora, grazie Corrado per questa domanda. Amnesty International non fa Search and Rescue, ma si occupa di denunciare le violazioni dei diritti umani nel mondo. E quindi quello che abbiamo fatto in questi anni a livello europeo è stato proprio denunciare gli alti livelli di criminalizzazione della solidarietà e denunciare le violazioni dei diritti umani ai danni dei difensori dei diritti umani, perché di questo si tratta. Faccio un passo indietro e dico che il problema non è solo per chi difende i diritti dei rifugiati, e dei migranti, dei richiedenti asilo. Il problema è più ampio in Europa, e lo abbiamo visto con il restringimento dello spazio di agibilità della società civile negli ultimi anni su tanti temi in diversi paesi. Pensate ad esempio alle vessazioni contro i difensori dei diritti LGBTQI+, pensate alle persecuzioni in paesi europei contro chi difende i diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Pensate anche a chi si occupa di questioni ambientali, anche nel nostro paese. E quindi ognuna di queste figure, quindi ognuna di queste persone che difende i diritti umani, che per Amnesty International sono difensori dei diritti umani, si trova a vivere una vita non facile. E in questi ultimi anni appunto non è una questione solo di determinati paesi, ma di un fenomeno che accade in diversi paesi in Europa. E da che cosa abbiamo visto? Che cosa è aumentato? Negli ultimi 5 anni è aumentato l'incitamento all'odio online nei confronti dei difensori dei diritti umani. Pensate alla shitstorm proprio del 2017, quando al governo c'erano appunto Lega e 5 Stelle, hanno cominciato a parlare dei taxi del mare. È arrivata una quantità di gente sui social delle ONG in Italia, non so se in Europa, è assurda, nel senso che i colleghi passavano giornate a cercare di rispondere a insulti e
appunto, e a domande assurde su quello che era in quel momento la narrativa di odio portata avanti dai politici, portata avanti anche, mi dispiace, però insomma supportata anche dai media in quel periodo. Sono aumentate in Europa le cosiddette querele temerarie, in Italia non ne parliamo, le cosiddette SLAP, Strategic Law Suit Against Public Participation, appunto, che stanno diventando sempre di più un ostacolo per i difensori dei diritti umani. Le SLAP di solito prendono la forma di una causa, anche se in genere la semplice minaccia di una causa già di per sé può essere sufficiente a mettere a tacere le voci critiche, quindi non si va poi al processo, ma già il fatto che qualcuno che abbia un relato poi insomma fa sì che poi anche altri si fermino. Questa è una tattica che viene utilizzata ad esempio insomma in modo massiccio in Italia con diversi giornalisti. E poi appunto si parla di procedimenti penali infondati, limitazioni indebite alle attività dei difensori dei diritti umani, vessazioni e campagne denigratorie. Chiaro, a seconda dei paesi in Europa anche un certo accanimento nei confronti di chi difende i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo, appunto chi fa il lavoro di search and rescue. Nel rapporto che Amnesty International ha pubblicato nel 2020 dal titolo Punire la compassione, solidarietà sotto processo nella fortezza Europa, abbiamo raccolto oltre 30 casi emblematici di difensori dei diritti umani, dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati via terra e via mare che sono finiti a processo. Io qui diciamo, ho preparato una brevissima lista di highlight di casi di criminalizzazione in alcuni paesi, in Grecia, in Francia e in Italia, ma se volete approfondire il documento, appunto Punire la compassione, lo trovate online. Partiamo dalla Grecia con i casi di Sara Mardini e Sien Winter, che sono due volontari di una ONG locale che hanno aiutato rifugiati e migranti a sbarcare a Lesbo dopo un pericoloso viaggio in mare. Hanno trascorso oltre 100 giorni in detenzione preprocessuale e stanno ancora affrontando accuse di favoreggiamento all'ingresso irregolare. Sempre in Grecia, un caso più attuale dell'ultimo periodo, una giornalista olandese è stata oggetto di una campagna diffamatoria da parte dei media favorevoli al governo greco, solo perché lei aveva, durante un evento pubblico, durante una conferenza stampa, aveva chiesto al primo ministro greco quando avrebbe posto fine al pushback, quindi ai respingimenti. Questa giornalista viveva in Grecia da quasi 40 anni ed era già stata arrestata in precedenza con l'accusa di facilitare il soggiorno illegale di stranieri in Grecia e ora in seguito a questo incidente ha dovuto affrontare minacce fisiche e quindi ha dovuto lasciare la Grecia. In Francia tantissimi casi, soprattutto nella parte meridionale del conflitto, la parte meridionale del confine italo-francese, in quasi tutti i casi tutte le persone sono state accusate di aver agevolato l'ingresso e il transito irregolare di migranti. Mi porto la brevissima storia di Martin Landry, che è anche un attivista di Amnesty International in Francia. Martine Landry è stata accusata di aver facilitato l'ingresso illegale in Francia di due minorenni guineiani espulsi dall'Italia. Martine li incontrava al confine di Mentone-Ventimiglia, che era il lato francese, per accompagnarli poi alla polizia di frontiera, avendo con sé i documenti che dimostravano che poi questi ragazzi li avrebbero presi in carico il servizio sociale francese. Per questo gesto, quindi solo per aver accompagnato questi ragazzi minorenni con in mano un pezzo di carta, è stata giudicata da un tribunale francese e ha rischiato una condanna fino a 5 anni di carcere e 30.000 euro di multa per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Dopo 3 anni di processi, quindi si è fatta le udienze, alla fine dell'8 luglio 2020 l'attivista è stata finalmente scagionata, l'accusa è stata ritirata. È stata questa una vittoria sia per Martin, la nostra attivista, sia in generale per tutti, perché ha dimostrato che il principio di solidarietà non è un reato. Un altro caso assurdo è stato quello di Cédric Herrault, sempre in Francia, probabilmente lo ricorderete, lui era un agricoltore, un contadino della Val di Roca, che nell'ottobre 2016 ha iniziato ad accogliere dei rifugiati
nella sua terra, dandogli cibo, alloggio, aiutandoli nel transito. Bene, la Corte di Cassazione francese lo ha assolto dopo che il processo di primo grado lo aveva assolto, mentre l'appello lo aveva condannato per il favoreggiamento dell'immigrazione illegale, anche lui a 4 anni e mezzo. Per fortuna, appunto, anche il suo caso, anzi non è per fortuna, perché esiste una giustizia, anche il suo caso si è concluso positivamente, perché la solidarietà non può essere passibile di conseguenze giuridiche. Un altro caso francese è quello di Vera Lamannoni, che aveva aiutato 3 donne eritree ferite che aveva incontrato al confine italiano nel 2016, che non poteva lasciarle lì in mezzo alla strada, le ha fatte salire sulla propria macchina e per questo è stato condannato per aver facilitato la circolazione regolare di cittadini stranieri. Era stato processato dal tribunale di Nizza nel 2017 riconosciuto innocente, ma dopo l'accusa, una volta in appello invece era stato condannato a 2 mesi di carcere e ci è voluto un doppio intervento della Corte di Cassazione e del Consiglio Costituzionale per riconoscerlo definitivamente innocente nel 2020. Un altro caso assurdo che conoscerete e che avete sentito è quello dei 7 di Brianson. Una serie di 200 persone si incontrano tra Claviere e Mongineto nel 2018 per portare avanti una manifestazione in favore e con i migranti, quindi erano tutti insieme, in risposta a un atto fascista che era avvenuto alcuni giorni prima da parte di Generazione Identitaire, un gruppo di estrema destra che appunto aveva organizzato qualche giorno prima un appostamento sul confine per bloccare l'ingresso dei migranti. Durante la manifestazione sono state arrestate queste 7 persone che appunto sono state ribattezzate i 7 di Brianson per aver varcato la frontiera insieme ai migranti. Di fatto, quindi, entrando in territorio francese senza avere requisiti, e sono stati accusati di favoreggiamento all'ingresso irregolare in associazione a delinquere. Nel 2021, per fortuna, la Corte d'Appello di Grenoble ha annullato la condanna per favoreggiamento e anche questo caso si è risolto positivamente. In Italia le cose non vanno meglio, né per mare né per terra, ovviamente. In questi giorni sapete che c'è stata la prima udienza per gli attivisti di Juventa. Qual è la situazione in generale? Dalla fine del 2016 il clima in Italia è stato reso molto ostile a chi difende i diritti dei migranti, dei rifugiati, dei chiedenti asilo e a chi svolge missioni di soccorso in mare. La campagna dell'immigratoria alimentata dai rappresentanti del governo contro le ONG che conducono operazioni di soccorso in mare è stata accompagnata appunto anche da un codice di condotta di cui avete sentito parlare prima Viviana. Gli equipaggi della maggior parte delle ONG che vanno in mare sono stati colpiti da indagini penali per favoreggiamento dell'ingresso irregolare e altri reati. In molti casi le imbarcazioni di soccorso sono state proprio sequestrate. Pensate che in una sola settimana, tra il 2015, ci sono stati 2 grandissimi naufragi che hanno visto la morte di oltre 1200 persone e sono state di fatto la conseguenza della decisione dei leader europei di porre fine all'operazione dell'Italia di Search and Rescue nel 2014. Nel tentativo di colmare questo vuoto, alcune navi delle ONG sono scese in acque vicino alla Libia, tra cui appunto la Juventa, nel 2016. La nave aveva salvato 14.000 persone da quando è partita, 14.000 persone dall'annegamento, ma le autorità italiane hanno sequestrato quella nave nel 2017 e hanno aperto delle indagini. Anche qui l'equipaggio è stato accusato di aver facilitato l'immigrazione in Italia dalla Libia e di fatto anche aver colluso con i trafficanti. Nel gennaio 2021 sono state ritirate le accuse contro 6 membri dell'equipaggio, mentre altri 4 adesso stanno affrontando il processo insieme ad altre ONG, tra cui Save the Children e Medici Senza Frontiere. Il Tribunale di Trapani ha aperto lo scorso 21 maggio un'udienza preliminare su questo e adesso il giudice deciderà se gli imputati dovranno essere processati per favoreggiamento dell'ingresso illegale di migranti in Italia. Aggiungo che giornalisti e società civile, tra cui Amnesty International, hanno provato a chiedere al Tribunale di Trapani, al giudice, di poter presenziare all'udienza.
e la risposta è stata no, e vi leggo anche che cosa è stato detto. Ecco, il pubblico ministero ha negato l'accesso poiché secondo lui non avrebbero portato nessun valore aggiunto, quando invece, secondo Amnesty International, quello sarebbe stato proprio un valore aggiunto, ovvero il valore aggiunto della solidarietà che i giornalisti, la società civile avrebbe portato nei confronti degli imputati, sia anche della verifica della trasparenza di quanto accade in aula. Amnesty International spesso ha portato la propria solidarietà con le vittime di violazione dei diritti umani, in processi in corso, ed è stata presente, appunto presenziale, e ha seguito tutte le udienze, quindi in altri casi questo è stato possibile, ma in questo caso si è preferito censurare piuttosto che appunto condividere. Ci sono altri casi, non ve ne parlo perché vedo pure che guarda l'orologio, ma anche qui, infatti, dico solo Don Mussi Zerai, anche lui accusato e adesso per fortuna le accuse sono cadute, Andrea Costa della soluzione Baobab che aiuta i migranti in transito a Roma, anche lui ha dovuto affrontare l'udienza che poi per fortuna si è conclusa senza nulla di fatto, nel senso che il processo non ci sarà perché di fatto non c'è il reato, solo perché avevano fatto una bolletta e con i soldi avevano aiutato dei migranti che volevano arrivare a Ventimiglia. E poi ovviamente la storia e il caso di Mimmo Lucano. Noi che oggi rappresento Amnesty e porto a Mimmo la solidarietà, il supporto di tutto il movimento di Amnesty International Italia. Chiaramente condividiamo i valori rappresentati dall'esperienza di Riace e attendiamo ora che venga dimostrata la sua innocenza. E quindi diciamo. È un compito ignorato mio, anche perché mi voglio bene, sappiate. No, grazie Laura, per due motivi. Uno, Laura e Amnesty, perché questo lavoro davvero di poi loro ci sono sempre, cioè loro ci sono sempre, nel senso che non c'è una questione segnata da ideologie, cioè voi ci siete, cioè quando un diritto è leso voi ci siete. Grazie anche per questo racconto, perché tra l'altro se io fossi Mimmo, come dire, sarei molto contento di una lettura di questi casi di incriminazione e tutti risolti bene. Va detta una cosa, tutti risolti bene dopo 3 anni di gogna, 3 anni di calunnie, anni dove tu, semplicemente perché hai risposto a un bisogno di umanità, vieni invece descritto come un delinquente. E questi sono anni che anche quando verrai assolto, sono ferite che rimangono, perché la tua dignità, l'immagine di te, anche se tu sei forte, resisti, hai una rete di amici che ti sostiene, però queste sono davvero cose che lasciano dei segni. Quindi, cioè, tutti noi speriamo nella chiusura positiva, però quello che non può e non deve succedere è che le persone vengano perseguitate semplicemente perché promuovono un'idea di una società accogliente, di una società vivibile. Nei vostri interventi, oltre che la denuncia, sto facendo un casino, oltre che la denuncia si intravedono anche già le piste, come dire, di lavoro. Però su questo ci torniamo, perché il tema vero nostro è che oggi noi non vogliamo solo fare denuncia, ma vogliamo anche dire, va bene, ma se questa è la situazione, che cosa dobbiamo fare? Prima di fare questo, però, in continuità con il rapporto che ha letto Laura, darei la parola a Damiano sul loro lavoro, come dire, di monitoraggio di questi casi di criminalizzazione della solidarietà. Penso che tutti voi abbiate potuto ritirare questa sintesi, però mi sembra uno strumento molto, molto interessante anche come elemento di lavoro.
Grazie, Damien. No, no, è munito di microfono. Hai facoltà di parola. Merci. Je ne vais pas être trop long quand même, parce qu'effectivement, l'étude est disponible en italien et en anglais, donc je vous laisse la découvrir en détail. Je voudrais simplement replacer le contexte. Allora, non sarò lungo di lungo troppo, perché in effetti quello studio è già disponibile, anche in italiano, e quindi mi limiterò ad attirare l'attenzione su alcuni punti. Et pour commencer, je vais vous donner lecture de, c'est pas très long, de l'article 2 du traité de l'Union européenne. Il dit « L'Union européenne repose sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits humains. » Et per prima cosa che vorrei leggere quello che è il testo dell'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, che dice l'Unione Europea si basa sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, come pure del rispetto dei diritti umani. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne souligne que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. E il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sottolinea che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società che si caratterizza per il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra tutte le donne e gli uomini. Malheureusement, notre veille médiatique nous dit que entre janvier 2021 et mars 2022, simplement la dernière année, au moins 89 personnes ont été poursuivies dans l'Union européenne. Però noi vediamo dai media che da gennaio di quest'anno, quindi da quello che noi abbiamo visto nei media, possiamo dire che almeno 89 persone sono oggetto di azioni legali nell'Unione Europea da gennaio 2021 a marzo 2022, quindi 89 persone sono sotto processo, sotto inchiesta. E dans la majorité des cas, 88%, les défenseurs des droits humains ont été accusés d'avoir fourni une aide à l'entrée, au transit ou au séjour irrégulier ou d'être impliqués dans des activités de trafic de migrants. Nella maggior parte dei casi, 88% dei casi, i difensori dei diritti umani sono accusati di favoreggiamento, aiuto all'accesso, illegale a questi nei paesi, al transito oppure al soggiorno irregolare, oppure di essere implicati in attività di traffico degli esseri umani. Et cette criminalisation de la solidarité s'est poursuivie et dans certains cas même augmentée pendant les périodes durant lesquelles de nombreux pays avaient adopté des restrictions pour lutter contre la Covid-19. Et purtroppo anche questa criminalizzazione della solidarietà è continuata e in alcuni casi anche peggiorata durante il periodo nel quale molti paesi hanno adottato le restrizioni per lottare contro la pandemia. Et les données que je vous ai présentées, les 89 cas recensés médiatiquement, ne tiennent pas compte, par exemple, des 330 personnes qui ont été emprisonnées en Pologne en novembre 2021, quand ils sont venus en aide aux exilés qui étaient là entre la frontière bélarusse et polonaise. Et gli 89 casi di cui ho parlato poco fa, che coprono poco più di un anno, non abbiamo calcolato naturalmente le 330 persone che sono state accusate per aver cercato di portare aiuto alla frontiera tra la Polonia e la Bielorussia. Un certain nombre d'éléments contribuent à créer un environnement ostile pour les personnes qui mettent des actions humanitaires et font preuve de solidarité envers les migrants dans l'Union européenne. Ci sono vari elementi che contribuiscono a creare questo ambiente ostile, quindi rispetto ai difensori o alle persone che cercano di svolgere un'azione umanitaria e che dimostrano solidarietà verso i migranti. Questo in tutta l'Unione Europea.
Et la criminalisation de la migration a elle-même conduit les migrants à être traités comme des criminels et même à être vus comme une menace pour la sécurité nationale. E questa criminalizzazione della migrazione ha essa stessa portato i migranti a essere trattati come criminali e a essere visti come una minaccia per le nostre società. Cependant, malgré tous ces défis, les défenseurs des droits humains continuent à multiplier leurs efforts pour assister les migrants, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ils ne renoncent pas, ça, ils continuent leur action de solidarité et montrer leur solidarité dans les situations de vulnérabilité. Nonostante tutto questo, però, nonostante la sfida che questo rappresenta, i difensori dei diritti umani continuano a moltiplicare gli sforzi per assistere i migranti e fare prova per dimostrare la solidarietà nelle situazioni di più grande vulnerabilità. Il y a beaucoup d'exemples qui sont repris, mais qui ont été donnés déjà par la représentante d'Amnesty International, donc je ne vais pas revenir dessus. Molti sono gli esempi, però la rappresentante di Amnesty International ce n'ha parlato poco fa, quindi non serve che io li ripeta. Donc on fait le constat de cette criminalisation de la solidarité, et à côté de ça, parce que c'est important, on fait aussi des recommandations à l'Union européenne. Quindi dobbiamo da una parte constatare la criminalizzazione della solidarietà e poi però dobbiamo anche fare un atto di denuncia rispetto a quello all'Unione Europea. Il y a une chose en règle générale, on l'a dit tout à l'heure, heureusement d'une certaine manière que la justice est là pour libérer un certain nombre d'acteurs de la solidarité des menaces et des procès qui leur ont été faits. Per fortuna, come l'abbiamo visto, alla fine, nella maggior parte dei casi, la giustizia, diciamo, si arriva a un riconoscimento da parte della giustizia. E dunque, dopo molto. La libertà della giustizia, l'indépendance della giustizia, è dunque fondamentale dans les pays dell'Unione Europea. Quindi la libertà della giustizia e l'indipendenza del potere giudicante è fondamentale per l'Unione Europea, una cosa. E c'è un dei combats qu'il faut mener, on le voit aujourd'hui en Pologne, par exemple, en Hongrie, que les justices sont complètement aux mains du pouvoir et qu'à partir de ce moment-là, les solidaires ont beaucoup d'inquiétude à avoir. E questo purtroppo non è vero per tutti i paesi dell'Europa, anche l'indipendenza e la libertà del potere e della giustizia non è garantita più in tutta l'Europa, lo vediamo in Polonia, lo vediamo in Ungheria, e lì le cose sono ancora più difficili per chi fa un'azione solidale. Dans les préconisations que nous faisons, nous préconisons une révision de la directive européenne définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier afin de différencier clairement les actes criminels de trafic d'êtres humains des actes d'assistance humanitaire et de solidarité. Quindi quello che noi speriamo, quello che noi vogliamo ottenere e promuoviamo è una revisione delle normative, in particolare della direttiva europea che definisce gli aiuti all'ingresso, al transito e al soggiorno irregolari, che dovrebbe essere oggetto di revisione per differenziare meglio in modo più chiaro quelli che sono i reati, possono essere considerati i veri reati di collaborazione con il traffico di esseri umani, da quelli che invece sono atti di azioni di assistenza umanitaria e di solidarietà. On peut pas préjuger ou dire qu'aujourd'hui SOS Méditerranée ou Rescue s'enrichissent à aller sauver des personnes en mer. Non possiamo certo dire che organizzazioni come SOS o Rescue si arricchiscono soccorrendo le persone in mare. Non guadagnano nulla. Et donc pour nous, la clause d'exemption humanitaire devrait être rendue obligatoire pour les États membres qui concernaient l'aide à l'entrée, au transit et au séjour. E quindi la clausola di esenzione umanitaria dovrebbe essere resa obbligatoria per gli Stati membri e riguardare l'aiuto all'ingresso, al transito e al soggiorno, essere applicata. Ce qu'on demande aussi, c'est de développer un espace civique pour mieux protéger les défenseurs des droits humains. E poi vorremmo anche sviluppare uno spazio civile per proteggere meglio i difensori dei diritti umani. Il faut que les États membres
doivent promouvoir et créer un environnement favorable à l'assistance humanitaire et à la solidarité à l'égard des migrants. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e creare un ambiente favorevole all'assistenza umanitaria e alla solidarietà nei confronti dei migranti. Il faut, dans les rapports qui nous sont rendus régulièrement, qu'on a au Parlement tous les six mois, toutes les années, par exemple l'Agence des droits fondamentaux, que dans tous ces rapports, il y a la création d'un indice de l'espace civique européen qui nous donne des informations sur la capacité aux organisations, aux ONG, de pouvoir agir sans risque judiziaire derrière. Occorre quindi includere quell'indice dello spazio civico umanitario anche in tutti i rapporti, per esempio, un indicatore che ci dia la misura dello spazio civico umanitario in tutti quei rapporti che vengono così numerosi che l'Unione Europea presenta ogni anno. Autre préconisation, on souhaite que la Commission européenne continue à engager des procédures d'infraction lorsqu'il y a une violation du droit de l'Union européenne et des droits repris dans la Charte des droits fondamentaux. Et poi la Commission européenne dovrebbe continuare à prendere delle misure di procedure di infrazione, quindi applicare procedure di infrazione quando c'è una violazione del diritto dell'Unione Europea e dei diritti che sono contenuti nella Carta dei diritti fondamentali. Dans le monde que nous rêvons, un certain nombre de groupes politiques au Parlement européen, SOS Méditerranée ne devrait pas exister. Rescue ne devrait pas exister. Nel mondo che noi speriamo per il futuro, SOS Méditerranée o Rescue non dovrebbero nemmeno esistere, non avrebbero bisogno di esistere. Parce qu'on ne devrait pas confier la responsabilité du sauvetage en mer à des ONG. Perché non avremo bisogno di affidare la responsabilità del salvataggio in mare a ONG. C'est la responsabilité de l'Union européenne et de ses États membres. Sono gli Stati membri dell'Unione Europea che dovrebbero assumersi pienamente questa responsabilità. En attendant, il faudrait qu'une part accrue du fonds asile et migration puisse être versée directement à ces ONG. Una parte più importante, più cospicua del fondo asilo migrazioni dovrebbe essere invece nel frattempo dedicata a queste ONG. Je vais regarder ce qui pourrait nous intéresser avant de conclure pour ne pas être long, parce que je vous dis ce que je dis là, vous pouvez le trouver dans le rapport. Allora, sto cercando altri punti che potrebbero essere interessanti da sottolineare adesso, anche se poi vi rimando al documento nella sua competenza, che potrete leggere con calma. Et pour éviter tous ces conflits qui naissent et tout ce qui est à l'origine de la criminalisation de la solidarité, qui est notamment, on l'entend bien souvent, une aide au passage illégal, donc en fait à enrichir les réseaux de trafiquants. Et quindi per aiutare a lottare contro questa criminalizzazione della solidarietà, che di solito è quasi sempre, diciamo, si basa sulle accuse di favoreggiamento, come se ci fosse un guadagno, no? Un profitto da trarre da questo operato. Nous demandons que les politiques d'asile et de migration à adopter de l'Union européenne, à adopter, à mettre en œuvre, devraient inclure des voies sûres et légales d'accès au territoire européen. Noi richiediamo all'Unione Europea di garantire delle vie d'accesso sicure, legali al territorio europeo. Qui comprennent des programmes de réinstallation, des voies complémentaires telles que les visas humanitaires, des dispositifs relative au permis de travail et à la migration de main-d'œuvre reposant sur le principe de travail décent et une organisation par niveau de compétences. Et quindi che permettano di accedere al territorio europeo attraverso dei programmi di reinstallazione, quindi di reinsediamento, che offrano vie complementari di visti umanitari, disposizioni relative ai permessi di lavoro, perché i migranti possono anche trovare un lavoro degno, insomma. Decente. Molto bene, molto bene. Grazie. Anche perché ci siamo consultati un attimo tra di noi e Rosa, Damien e Camilla sono soci onorari delle ONG soprattutto per la posizione di devolvere i fondi dell'Unione Europea alle ONG, perché se c'è una cosa che è una verità assoluta, non solo non ci guadagniamo, ma l'attività che facciamo per rendere possibile le missioni è incredibile. Tutte le volte, non
una missione ha dei costi allucinanti. Dopodiché siamo sicuramente ripagati col fatto che salvare una vita umana, voglio dire, non c'è prezzo che tenga, però il tema che diceva Damiano è assolutamente condivisibile. Tutti noi sogniamo un mondo dove non ci sia più bisogno di qualcuno preposto al soccorso, perché ci sono altri che criminalizzano il movimento libero delle persone. Allora, mi sembra che il quadro di quanto accade sia molto chiaro. Io userei questo tempo e aprirei a tutti a questo punto, e tornate in gioco tutti, anche chi ha fatto gli interventi, eccetera, e mi concentrerei invece su che cosa possiamo fare. E dicevo, è aperto a tutti perché c'è un fare che è legato alle istituzioni, c'è un fare che è legato alla società civile, c'è un fare, noi abbiamo parlato molto, no, di giustizia, di indipendenza della giustizia, del fatto che per fortuna dopo processi intentati brutali si è arrivati alle soluzioni. Però provate a pensare a proposito di indipendenza agli organi di stampa, a chi fa comunicazione. Io sto seguendo molto la vicenda di Mimmo e quindi, non so, a Milano abbiamo creato questa rete Sostieni Riace, stiamo monitorando anche noi un po', abbiamo fatto tutta una serie di iniziative coinvolgendo un mondo che non sia sempre il nostro, perché è il rischio di parlarci sempre un po' tra di noi, eccetera, coinvolgendo. Ma gli unici giornali che parlano del processo sono quelli di destra, con delle calunnie e con fango continuo. Quindi c'è un problema anche del ruolo dell'informazione. Ringrazio quelli che sono qua, Resistenza, l'Angolo delle Guerre, perché loro da sempre fanno questo lavoro. E ogni tanto mi metto nei loro panni per com'è difficile, come dire, remare controcorrente. Però ecco, c'è un fare che spetta a ognuno di noi, a seconda della propria posizione. Sarebbe carino provare a, adesso qui, senza grandi, come dire, pistolotti, ma Luisa mi sembra una molto deputata a questa funzione. Grazie Luisa di esserci. Io sono veramente straordinariamente ammirata, un grandissimo rispetto per tutto il lavoro che state facendo voi in mare. Però riprendere un attimo, prima di parlare della stampa e dei giornalisti, quello che diceva Laura di Amnesty rispetto all'allargamento della criminalizzazione, perché per esempio una criminalizzazione molto forte, quindi ha ristretto gli spazi di democrazia del nostro paese, con influenza di forze esterne, è la criminalizzazione che viene fatta ai difensori dei diritti umani delle violazioni che fa Israele rispetto ai palestinesi. Cioè, qui c'è una rottura proprio della democrazia quando nelle università, per esempio, non si può parlare di Palestina e di apartheid, una cosa che tra l'altro Amnesty ha fatto adesso, perché i palestinesi dicono da 100 anni fa, e soprattutto anche organizzazioni come Bezzele, Israele, anni fa, no? E soprattutto le Nazioni Unite. Ecco, in Italia non si può più fare riunioni dentro le università parlando della parte di Palestina, ma in Germania due settimane fa, dopo l'uccisione della giornalista Shirin Abu Akleh, che è stata una cosa allucinante, che tutto il mondo ha risposto perché era cristiana e perché era giornalista e perché è stato colpita la cosa più sacra, con il funerale, la bara che veniva distrutta e fatta cadere per terra dai soldati israeliani della polizia perché i palestinesi sventolavano la loro bandiera. Ecco, in Germania i giovani che hanno sventolato la bandiera palestinese sono stati fermati, arrestati, impediti a manifestare pacificamente. Oppure in Germania, ma anche in Francia, no? Processi contro persone che hanno semplicemente sostenuto la necessità
di fare una campagna di disinvestimento di quel contagio del problema che si è fissa, viene proprio avanti il doppio standard, la doppia morale dell'Europa, no? Che da una parte sostiene appunto i diritti umani e dall'altra poi impedisce ai difensori dei diritti umani di esprimersi. Quindi non è un problema di stare con Israele e con la Palestina, è un problema di stare con l'applicazione della legalità internazionale. Quindi su questo io penso che sia veramente importante collegare la questione dei migranti alla questione della restrizione delle nostre libertà rispetto alla difesa dei diritti umani nel mondo. Detto questo, vorrei prendere una cosa che ci ha parlato, che adoro, se dalle elementari, sono qua che sono vecchia e non posso venire sulla nave con te, però prima o poi riuscirò ancora a venirci. Sulla questione dei giornalisti per stampa c'è veramente una omertà, una complicità e un'accettazione dei peccati costanti che vengono fatti sui giornalisti. E noi su questo dobbiamo non solo denunciare, ma anche aiutare, diciamo, i giornalisti che fanno questa funzione. Quindi dobbiamo veramente occuparci molto di lavorare non con i giornalisti, i nostri amici sono bravissimi, però con dei giornalisti che invece faccio un caso, se lo prendo troppo lungo, poi penso anch'io. È un'audizione fatta al Parlamento italiano da parte di Laura Boldrini con quelle ONG che sono state accusate di essere terroriste, cosa non, assolutamente non vera. L'Unione Europea continua a dare fondi a queste organizzazioni come Halak, come Defense Civil International, eccetera. E qual è successo con i giornali di Libero, ma anche con Corriere della Sera, che hanno adottato completamente la versione dell'ambasciata israeliana, dicendo, accusando queste organizzazioni di essere terroriste. Si è formato un gruppo a livello europeo che si chiama LSC, European Defense, per valutare tutti i casi appunto di violazione di diritti, e hanno denunciato insieme ai nostri valenti studiosi come Tristino Magnanello e altri, hanno denunciato i giornali Libero, Corriere della Sera, eccetera, dicendo terrore. Ecco, su questo però, per esempio, c'è la paura dei parlamentari di parlarne, no? Perché in questo caso ti metteresti contro i giornali. Quindi c'è un problema proprio anche di autocensura che ci si fa rispetto a quello che i giornalisti invece dovrebbero fare. E questo finisco qui per prendere. Grazie Luisa. Allora, siamo messi così. Cornelia, che io ho chiamato Camilla, però una precisazione per Cornelia, eccolo, e poi Laura. Thank you very much. Il mio, scusa. Grazie, per prima cosa desidero dire che non posso che essere d'accordo con quello che ci ha detto Damiano. È anche la nostra posizione, il gruppo di sinistra al Parlamento europeo, che collabora da molto vicino. E poi desidero dire grazie per il vostro lavoro. Questa è la base per il nostro lavoro in quanto parlamentari europei. Se mi si chiede cosa possiamo fare, io rispondo: abbiamo bisogno di una collaborazione molto forte all'interno e all'esterno del Parlamento. Tutto quello di cui noi ci occupiamo viene portato all'interno del dibattito del Parlamento europeo su base quotidiana. Se parliamo di Frontex, se parliamo della violazione dei diritti ai confini, queste sono le evidenze, le prove, gli esempi che avete dato, e per me è importantissimo l'ultima frase
anche noi dobbiamo preparare. Sì, diciamo ONG. È la rete. È la rete. Ero di respingimenti in Grecia, in Italia, Croazia e altri paesi. Abbiamo anche la seconda edizione. E questo è. Parliamo di possibilità di cooperazione, forse con lo scambio diretto col Parlamento, che possono invitare diversi rappresentanti delle ONG. Speriamo di poterlo fare. Cooperiamo anche nei prossimi anni. C'è qualcosa? Abbiamo bisogno di un po' di voi per il nostro lavoro, che è perché quello che fate è la nostra base. Grazie, grazie. È impressionante la dimensione dei due libri. È impressionante. No, no, è, vuol dire il numero dei respingimenti. Laura. Sì. No, funziona. Rispetto a cosa possiamo fare, secondo me possiamo provare a cambiare la narrativa intanto. Uno, possiamo provare a cambiare la narrativa e probabilmente possiamo provare a supportare anche i media nel fare questo, perché come vi dicevo, i media che provano, diciamo, a fare un certo tipo di comunicazione vengono mattati, nel senso che poi appunto gli arrivano le querele temerarie ogni volta che dicono cose che non sono mainstream. Quindi possiamo provare a supportarli come? Chiedendo ai governi di porre fine appunto all'utilizzo di queste querele temerarie. Possiamo provare a cambiare la narrativa come società civile, quindi anche noi in prima persona, non noi qui dentro oggi perché già lo facciamo ovviamente, però possiamo provare a convincere altre persone a indignarsi per quello che accade intorno a loro. A luglio anche si lancerà un'altra campagna globale sul diritto di protesta. E quello che insomma faremo è provare a proteggere la protesta, perché la protesta è sana, così come i difensori dei diritti umani sono sani e aiutano diciamo il mondo ad andare nella direzione giusta, aiutano appunto a tutelare i diritti umani. Quindi ecco, questo è quello che volevo dire. Volevo dire un'altra cosa, scusate, cioè che in Italia si parla ancora troppo poco di difensori dei diritti umani, è un tema che deve ancora penetrare. Quello che Amnesty International sta facendo insieme ad altre 30 associazioni della società civile nell'ambito della rete in difesa di che si occupa di difensori dei diritti umani è questo, cioè promuovere che cos'è un difensore dei diritti umani e provare a valorizzare il lavoro di chi difende i diritti umani in Italia e all'estero. Grazie. Grazie Laura. Il tuo intervento ha sollevato mani a non finire, ma adesso vi darò la parola. Prima, la dimostrazione che nel nostro paese non tutti i Salvini sono cattivi. Allegra Salvini. È un cognome che pesa molto. Qui c'è Against Criminalization Solidarity, Allegra Salvini. Allegra Salvini, Europe Must Act. E vorrei fare una domanda a Cornelia Ernst e Daniel Krem, in quanto appunto membri della Commissione Libe. Una domanda più contestuale riguardo appunto alle
possibilità legislative che abbiamo di cambiare o forse sperabilmente migliorare il sistema di asilo in Europa. Vorrei sapere come stanno andando le negoziazioni sul patto, qual è la vostra posizione, che cosa sta succedendo all'interno della Commissione Libia e quali sono le posizioni dei vari gruppi anche che potrebbero essere l'ago della bilancia per portare avanti un nuovo discorso e una nuova, cioè un cambiamento di questi atti legislativi, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà che è stato proposto dal patto, che non è proprio in linea con la solidarietà che affidiamo noi qua. Grazie a te, grazie. Approfitterei del fatto che Rosa aveva alzato la mano. Sì, ma non c'è un altro, cioè Okay. Allora, risponderanno dopo. No, dopo, perché siccome ci sono altri domande. Sì, gli facciamo rispondere dopo. Quello che mi spaventava, che era la, se già non lo posso, insomma, ma è questa denuncia, no, sulla criminalizzazione dell'attivismo in generale, che sia quello ambientalista, i cosiddetti comitatini, qualcuno di diritti comitatini, e poi io tendo da tanto, a maggior ragione mi sento più caponare la pelle, quindi come se all'altra il restringimento dei diritti umani anche neppure nel fare la protesta, ma abbiamo nemmeno più il diritto di dissentire e di protestare. E però in questo è vero che ci sono media che ci aiutano. E qui la partecipazione attiva, per dire, la delega che non deve più bastare, anche la delega nei confronti del rappresentante politico al Parlamento europeo, che sia nazionale, comunale, eccetera, è che dopo il voto non finisce, non è che ci rivediamo tra 5 anni, è nei 5 anni che bisogna stare a controllare e continuare a proporre. E in questo Parlamento europeo c'ha una commissione particolare, che è la commissione Petition, abbreviato PETI, che accoglie ma una marea di petizioni dall'ambientalismo ai diritti umani, dove trovi anche parlamentari di gruppi politici, non propriamente, insomma, la pensano come noi, che però cambiano visione, quello è un aspetto importante, si rendono conto, sentendo dalla viva voce dei cittadini, che cosa stanno subendo in ogni campo. E allora, quello strumento della petizione, delle commissioni parlamentari, un petition, il Parlamento europeo si chiama così, sarebbe un altro strumento democratico di partecipazione da diffondere forse a tutti i livelli, comunale, regionale e nazionale. Imparare quindi anche a utilizzare gli strumenti già esistenti a livello istituzionale. Fabrizio. Allora, sì, grazie per la possibilità di fare la domanda. Voglio fare una domanda alla Lorenzi di Amnesty, la quale ha detto che in realtà ci sono querele che partono giornalisti. Però questo, la domanda è anche in Italia, perché io in Italia obiettivamente non ho notizie di questo. Questo sicuramente in Grecia, ma c'è un altro regime del carcere. Poi è interessante quando si diceva del processo di Nicolò Carlo, ne sta parlando, se ne sta parlando solo i giornali di destra. Qui apriamo un capitolo che, per cui è un capitolo molto specifico che riguarda i media e non è. Però mi interessava sapere, perché in realtà io per esempio sono ancora piede libero, ecco. Quindi non vedo questa. Io non lo direi così forte. Ho soltanto l'idea, almeno il piede libero non c'è. Io volerei basso, però. Grazie della domanda. C'è carissime anche. Come ti chiami? Alba. Ciao Alba. Mi collego un po' invece al discorso dei fondi, è sulla questione di indipendenza, pluralismo e autonomia, come facciamo come ONG italiane ad essere indipendenti dai ministeri, essendo completamente regolamentati in modo diverso dal resto d'Europa. E l'altro aspetto è, siccome ci troviamo, per fortuna, insomma, in modo lungimirante, la questione di cosa ha creato con il precedente Salvini Minniti, rispetto agli accordi legittimi che poi verranno rinnovati tacitamente nell'oblio di ognuno, come facciamo a frenare questa deriva facendo sì che poi le stesse ONG che sono sul campo estero non vanno a gestire i fondi che considerano i rimpatri chiamati, insomma, volontari, ma che così nella sostanza non sono, e poi quelle forme di trattenimento amministrativo che sono violazioni e detenzioni disumane. Molto bene.
altri? No, se non do la parola ai nostri rappresentanti per la domanda che Allegra aveva posto. Va bene. Où on en est sur le pacte d'assimilation? D'abord, la proposition qui nous a été faite en septembre 2020 est très mauvaise. Moi, je l'ai dit, mais on est plusieurs à l'avoir dit au Parlement, qu'il y avait avant le règlement de Dublin, et puis maintenant, ça va être le règlement de Budapest. On va faire plaisir, en fait, aux plus durs des États membres, et notamment à la Hongrie. Allora, a che punto siamo sul patto? Io a settembre, intanto la proposta che è stata fatta a settembre 2020 è una proposta che non ci piace per niente, non è per niente probabilmente nella buona direzione, perché secondo me il rischio di passare da applicare Dublino diventerà poi ora il patto di Budapest, cioè ci allineeremo sulla posizione di quelli che hanno la posizione peggiore in Europa. Depuis on discute des textes, mais on nous avait promis, puisque vous savez que ce texte nous a été présenté après l'incendie du camp de Moria en Grèce, et on nous avait promis plus jamais il y aurait de camp de Moria. E poi da allora si discute molto sui testi, e sapete che i testi si è cominciato a parlarne dopo l'incendio di Moria, e all'epoca si era detto mai più un fatto, una catastrofe come questa. Mais des camps de Moria il y en aura encore avec la proposition du texte. Pourquoi? Vous savez que le règlement de Dublin dit que c'est le premier pays d'entrée qui est responsable de la demande d'asile. Et ça c'est le problème. Ma a casi come Moria purtroppo dobbiamo temere che ce ne saranno ancora altri, perché come sapete Dublino impone che sia il primo paese di arrivo che deve gestire la richiesta d'asilo. Et on est avec Cornelia dans le même groupe de discussion pour représenter nos groupes politiques pour faire tomber ce règlement de Dublin et cette responsabilité du premier pays d'entrée, parce que sinon on ne résoudra pas le problème. Et insieme à Cornelia, insieme à altri, stiamo cercando di fare in modo che questo cambi, perché non possiamo continuare a lasciare tutta la responsabilità come impone il regolamento di Dublino al primo paese d'arrivo. Et aujourd'hui, les discussions sont extrêmement difficiles au point où, en ce qui nous concerne, on ne sait pas si on mettra pas un terme aux discussions très rapidement, parce qu'on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Il y a ce point de la responsabilité du premier pays d'entrée, mais il y a tout le point sur la solidarité. Mais la solidarité telle qu'elle est prévue dans le règlement, c'est une solidarité, ce qu'on appelle négative. C'est-à-dire comment on va aider les pays à se débarrasser des migrants en les renvoyant chez eux depuis le pays où ils sont. Allora c'è l'aspetto, quindi il dibattito non sta andando molto bene, le cose vanno piuttosto male, e oltre all'aspetto di Dublino da risolvere c'è anche l'aspetto della solidarietà, che è quella che però c'è oggi, la solidarietà nei paesi, è quella che potremmo dire una solidarietà negativa, le istituzioni pensano a come aiutare i paesi a sbarazzarsi degli immigrati e non accoglierli. E on veut passer des accords avec les pays tiers, comme on l'a fait avec la Turquie, comme on le fait avec la Libye, et pour nous, ce sont des lignes rouges qu'on ne veut pas franchir. C'est impossible qu'on continue ce genre de décharge de responsabilité sur des pays tiers. Non possiamo continuare a scaricare le responsabilità e a incaricare paesi terzi, paesi, e continuare a fare accordi con paesi come la Turchia, la Libia, sui quali scarichiamo la responsabilità, non sapendo che genere di paesi sono. Eh sì. Mi sembrava una bella chiusura questa cosa. Anche perché c'è Camilla Cornelia. No, guardate. No. Sarebbe peggio con Ludelia, no? Camilla. Chiedo grazie. A facoltà di rispondere. Very short, because we could speak. Sarò breve, perché potremmo veramente discutere ore di questo. Non abbiamo obblighi.
per il rendere sediamento. This is the application for education. Nothing really included in this direction. I have a screening for 5 until 10 We have to say that they fight for this. This is a very, very hard feeling in this shadow meeting. And also outside of the shadow meeting, we have also to work outside of the shadow meeting. We need a lot of information from the region where you say, if you do that, it's horrible for my country. The shadow meeting is a meeting of all, thank you very much, of all groups, representative of all groups working on this file. So, yes, and this is, it's a long way. We fight, the best case is we can improve it, but if not, we have to discuss a plan B. Then we have to do that. Yes, why not? The council is done in the last days later. We had prepared as a European Parliament a wonderful and really good proposal on Dublin 4, the first time in our life, from We voted in favor, really, the left, unbelievable. But the council didn't negotiate with us, and that's why this proposal was out, and now we have to do a new proposal. We have to look, how can we go strategic in this negotiation? Where are our partners and all that, yes? This one is one word only to the funds. We have a lot of funds, European funds, to support initiatives and whatever. In the eastern of Germany, many initiatives were established with European funds. Yes? This is a way to more independence, but we know we have the member states, we have the region, and this is very, very hard. But I think we have set AMEF. Now, only for Ukraine people, this is not so fine. And I think we should also fight for a fund on integration on the European level. Yeah, and we have also a lot of other possibilities on funding. And I think maybe it would be helpful to discuss it in a better way that we can find solutions. Thank you, Cornelia. I just say on the funds that the Greens are right now developing online budget funding tool just to ease up your life and make it easier for associations, for NGOs, but also for municipalities to exactly navigate within all this AMIF. I mean, nobody knows what that is, right? So you will find that it will be launched soon online so that people can really navigate their way around the very complicated European funding things, and we can send it around the person.
Se si tratta di navigare, siamo messi bene. Ma perché non abbiamo mandato la povera nave senza dentro? Ma che cazzo è? Allora, c'è una risposta a Fabrizio, Fabrizio, giusto? Poi che sei il primo che becco con me. Laura. Allora, che a proposito di cognomi non ci facciamo mancare niente. Laura Renzi, Yannis International. Uno simbolo. Allora, rispondere alla tua domanda, sì, certo, il fenomeno da noi non è così sviluppato, ma secondo l'articolo 21, ossigeno per l'informazione, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è un fenomeno in aumento, quindi è qualcosa che, diciamo, viene applicato di più in altri paesi. Da noi Siffrido Ranucci, Report, quindi diciamo nello scavo, quindi più diciamo, situazioni di denuncia collegate ad aziende e a criminalità di un certo tipo. Per cui ecco, è chiaro che non sto dicendo che adesso le querele penali arriveranno a tutti i giornalisti, anche non mainstream, sui temi collegati ai diritti umani, ovviamente no, non è questo, però è comunque un qualcosa su cui fare attenzione, perché se la Federazione Nazionale della Stampa Italiana mi dice che comunque un fenomeno è in aumento, evidentemente hanno riscontrato un aumento di questo influsso. Grazie. Allora, è 1:10, siamo solo in ritardo di 10 minuti, ma perché l'abbiamo accumulato dalla conferenza stampa precedente. Se però c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, lo faccia ora, lo taccia per sempre. Niente, io ritengo, guardo Nina che mi sembra molto soddisfatta, siamo molto, sì, siamo perfetti nel senso che no, ritengo che invece sia stato un lavoro utile quello di questa mattina. Per una cosa che diceva Luisa, ma che ha detto un po' tutti, è questo sforzo che dobbiamo continuamente fare per uscire anche noi dal nostro specifico e avere la capacità di una osservazione più generale. Ma una volta fatta questa osservazione, il compito vero è quello, come dire, di metterci in gioco e in relazione, perché anche il nostro mondo delle ONG a volte è venato da logiche un po', come dire, competitive, e questa cosa qua, cioè, dobbiamo riconoscercela, perché la dobbiamo combattere, perché non c'è peggior cosa che il nostro mondo che nasce per la solidarietà e invece entrati in competizione per motivi i più dispersi. Quindi viviamolo anche un po' come un momento di auto-mutuo aiuto a superare i nostri limiti, le nostre visioni che spesso si focalizzano sulla nostra specificità e perdono di vista, purtroppo a volte, il contesto più generale. Perché questo è un problema? Perché così perdiamo, perché loro già sono forti, ma se noi ci dividiamo è l'obiettivo di una idea diversa, di un'affermazione dei diritti, si allontana. Grazie a Mimmo di averci dato questa opportunità di trasmettere la nostra solidarietà, perché è una solidarietà che ci serve a noi, perché la tua battaglia è la nostra battaglia. Grazie ai Verdi europei che ci hanno dato questa opportunità, grazie a Nina, e volevo ringraziare le nostre lavori di traduzione. Intanto loro stanno lavorando e ringraziamo anche per questo. Ci attendono un quarto d'ora di rilassamento.